Benvenuti, gioviali saluti agli amici di YouTube. Il re dell'universo in questo audio si rivolge con il pronome tu, singolarmente ad ognuno di noi che ascoltiamo. Ci scuote soprattutto noi che viviamo nell'abbondanza di una società opulenta. Guardando gli estremi, in ogni caso, sia il benestante sia l'indigente condividono la condizione temporale umana, per cui per entrambi giunge la sorte. L'ora della morte che tutti accomuna. Abbiamo Gesù Cristo Re che cura nel corpo, nella mente, nell'anima e nello spirito. Il Vangelo è il testo più sacro che abbiamo sulla terra, in quanto ci racconta tramite le parabole l'uomo spirito che siamo. Troviamo i suoi insegnamenti da applicare nell'arco della vita, che in un'ottica di eternità può voltare l'anima in un'altra direzione, ovvero verso la salvezza. Si hanno due scelte, o la salvezza o la perdizione. Nel mezzo c'è la rieducazione che può avvenire sia nel pellegrinaggio terreno che in quello extraterreno, nell'aldilà. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nell'audio indica la presenza degli angeli e la Madonna che aiuta a trovare la via della verità, invita alla povertà, dice di ricordare che il Tao è un segno concreto di vita a seguito di Cristo Re, per mezzo di Lui redenti, figli di Dio chiamati a vivere in modo semplice e in povertà di spirito, come riporta il Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 3. Il tempo è la dimensione in cui viviamo ed è un'opportunità che ci viene data. Gesù Cristo è il Tempio dei nati in questa dimensione, la via da seguire per sanare il cuore d'amore e l'anima. Lui cammina con noi, è vivo, è il Signore del Tempo. Buon ascolto a tutti! Ma non mi stava per la sua sorte.
Grazie per l'attenzione, contribuisci anche tu alla divulgazione dei messaggi che arrivano dal cielo. Alleluia!